Carissimi amici, benvenuti in questa nuova lezione di astronomia. Qui parliamo del terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole, che è appunto la Terra. Vedete qui in questa breve animazione l'orbita della Terra e vedete anche il moto di rotazione assiale che avviene in senso anti-orario. Ora, state bene attenti, devo dirvi una cosa molto, molto importante. In questa lezione vedremo, approfondiremo principalmente le caratteristiche orbitali di questo pianeta, del nostro pianeta, della Terra, e faremo dei cenni inerenti alla struttura, però non mi dilungherò molto riguardo alla struttura interna e le dinamiche di questo pianeta estremamente complesso. Perché questo? Perché dedicherò un intero videocorso inerente alle scienze della Terra e allora lì approfondirò dettagliatamente tanti, ma tanti altri fenomeni. Quindi abbiate pazienza se certi concetti qui li descriverò in linee generali per quanto riguarda la struttura della Terra, la struttura interna, per quanto riguarda l'atmosfera, via dicendo, e altri fenomeni. Qui ci interessa principalmente, appunto, vi riguardano le caratteristiche orbitali. State bene attenti perché tanti, ma tanti concetti li ho già spiegati nelle precedenti lezioni di astronomia, di questo videocorso di astronomia, quindi vi invito caldamente ad accedere alla playlist di astronomia che trovate nel canale e seguire le lezioni precedenti, fin dalla prima, così vedete che sono spiegate tante tante altre cose, come per esempio, per dirvene una, un intero video dedicato alle stagioni. Va bene. Allora, come sempre vi dico, prima di studiare il Sistema Solare dovete studiare le precedenti lezioni, tra cui la lezione il cui titolo è Concetti preliminari prima di approcciarvi allo studio dei pianeti del Sistema Solare. Quindi state bene attenti perché poi va a finire che qui sembra che io dia concetti per scontati, ma non li do. Qui sono tutte robe che da un punto di vista astrofisico ho spiegato, quindi non le spiego ogni volta. Andatevi a seguire questa lezione, le altre lezioni, le lezioni inerenti alle leggi di Keplero e via dicendo. Allora, questi dati, come vi ho detto anche per gli altri pianeti, sono dati che potete essenzialmente estrapolare anche dal sito della NASA. L'epoca 1 gennaio 2000 ormai la conoscete, vi avevo spiegato il senso di questa data. Allora, qui cosa vi interessa? Inizialmente vi ho riportato un po' i diametri, il diametro equatoriale della Terra, lo vedete in chilometri, e la differenza, il diametro polare, guardate un po' le differenze presenti, il diametro medio, la superficie, il volume, insomma queste sono ovviamente tutte caratteristiche fisiche che potete un attimino leggere da voi, la massa, e così via. L'accelerazione gravitazionale superficiale 9,8 metri al secondo quadrato circa a livello dell'equatore, la temperatura, che temperatura è presente nel nostro pianeta, la temperatura media è all'incirca di 15 gradi, poi avete qui la temperatura massima e la temperatura minima, ecco all'incirca quali sono. Mi raccomando, la pressione atmosferica l'avete riportata qui in Pascal, nel sistema internazionale si usa il Pascal, ma a livello del mare, ecco, un'altra unità di misura che spero conosciate, ve l'avevo già spiegata, è l'atmosfera. A livello del mare la pressione atmosfera è pari a 1 atm, e qui avete appunto il valore in Pascal. L'albedo, che conoscete, ve l'ho già spiegato, l'indice della riflettività di un pianeta, ovviamente la della Terra è illuminata dal Sole, quindi abbiamo una certa quantità di luce che incide a livello della superficie, parte di questa luce viene riflessa.
riportatelo in percentuale, conoscete già l'albedo, riprendete le vecchie lezioni, le lezioni precedenti, e quindi capite qual è la riflettività della Terra. Allora, state ben attenti, vediamo altre caratteristiche, tutte queste robe qui le conoscete, ve le ho già spiegate. Attenti, l'eccentricità, che ben conoscete, ecco, guardate il valore 0,0167. Qui, se guardate queste caratteristiche che vi ho già spiegato nelle precedenti lezioni, queste caratteristiche qui, tutti questi concetti, e quindi non mi dilungo molto, eh. Allora, se andate a guardare l'eccentricità dell'orbita del nostro pianeta è 0,0167, quindi praticamente, vi ho spiegato l'ellisse anche nella lezione delle leggi di Keplero, quindi l'eccentricità e via dicendo come varia. Andatevi a riprendere la lezione. Guardando l'eccentricità, praticamente l'orbita su cui rivolve la Terra attorno al Sole è praticamente circolare, cioè nel senso possiamo approssimarla a un'orbita circolare. Guardate un po' l'eccentricità, come vi ho già detto. E sì, ellittica, però appunto possiamo approssimarla a un'orbita circolare. E poi comunque, se vedete un po' le distanze, quando il pianeta Terra si trova alla sua distanza maggiore rispetto al Sole, e questa distanza è di 152.097.700 km, quindi 1,016 unità astronomiche. E guardate la distanza al perielio rispetto alla distanza all'afelio, quindi quando la nostra Terra si trova nel punto più vicino, quindi quando si trova più vicino al Sole. Questa distanza è 147.098.074 km, quindi 0,983 unità astronomiche. La differenza di queste distanze è veramente poca, veramente poca. E con che questo vi dovrebbe far capire che l'orbita su cui rivolve la Terra attorno al Sole, attenzione, in senso anti-orario, rivolve, è essenzialmente, come vi ho già detto prima, circolare, anche se, come vi ho già detto, è un'orbita ellittica. Possiamo però approssimarla, in base a ciò che vi ho detto, possiamo approssimarla a un'orbita circolare. Quindi state bene attenti a questi dati qui. Va bene, qui avete anche la circonferenza orbitale, il periodo orbitale, quando impiega il periodo orbitale siderale, vi ho spiegato cosa significa siderale nelle precedenti lezioni, quando impiega la Terra a rivolvere attorno al Sole, impiega 365,256 giorni, quindi sarebbe un anno, in due parole. La velocità orbitale è all'incirca 29,78 km al secondo. Questa è una velocità orbitale media, e questo dovreste saperlo anche dalle leggi di Keplero, e andatevele a riprendere. Quindi praticamente avete questi concetti, ecco, teneteli a mente perché sono molto importanti, anche perché riguardano proprio il nostro pianeta. E qui avete le dimensioni del semiasse maggiore di questa orbita, sì, ok, ellittica, però che potete approssimare a un'orbita circolare. Come vi avevo già spiegato nelle precedenti lezioni, l'inclinazione dell'asse terrestre, vedete qui, l'asse terrestre rispetto all'eclittica, quindi praticamente all'orbita cui rivolve la Terra attorno al Sole, l'inclinazione dell'asse terrestre, che vedete, varia nell'arco del tempo per fenomeni che vi ho spiegato in precedenza, quindi non sto qui nuovamente a parlarne. Vi ricordate quando vi ho accennato, poi magari poi lo approfondiremo, la precessione degli equinozi, quindi questo lento moto della Terra, andatevi a riprendere la lezione, e che è causa poi, con il passare del tempo, un lento moto
una lenta variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre. Vi avevo anche accennato il fenomeno della nutazione che poi approfondiremo in seguito. Quindi qui molto semplicemente, se questo è il piano dell'eclittica, quindi vedete qui è una prospettiva apparente di noi osservatori sulla Terra e vediamo il Sole come se si muovesse attorno alla Terra. Ovviamente non è il Sole a muoversi attorno alla Terra, ma è la Terra che orbita, rivolve, che rivolve attorno al Sole in senso antiorario. E però ecco, vedete come il suo asse è inclinato rispetto al piano dell'eclittica, che sarebbe appunto l'orbita che vi ho fatto vedere prima, l'orbita cui rivolve la Terra attorno al Sole, è inclinato di circa 23,27 gradi, ma come vi ho già spiegato in precedenza, questa inclinazione varia nel tempo. Questa immagine ve l'avevo messa quando vi avevo spiegato le stagioni sulla Terra, quindi state bene attenti, vi ricordate la linea degli equinozi, la linea dei solstizi e via dicendo, andatevi a riprendere la lezione. State attenti perché le stagioni non sono influenzate dalla distanza Terra-Sole, perché come vi ho già detto, al perielio e all'afelio essenzialmente è quella. Piuttosto invece sono conseguenza dell'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre. Quindi riprendetevi le lezioni delle stagioni dove avete spiegato tutto in modo più dettagliato. Allora, qui vi ho messo un po', giusto per cambiare un attimino, la faccia opposta rispetto a quella illuminata dal Sole e della Terra, e vedete che si muove comunque in senso antiorario, comunque ecco, qua adesso vedete la faccia illuminata, moto di rotazione assiale antiorario, quindi da ovest a est. Il periodo di rotazione, ve l'ho già spiegato anche questo, per quello vi dico non saltate queste lezioni di astronomia, perché le do poi per scontate le cose che ho già spiegato, non voglio star lì ad allungare il brodo inutilmente. Il periodo di rotazione assiale, inteso come appunto giorno sidereo, state ben attenti perché vi ho fatto la differenza, vi ho spiegato la differenza tra giorno siderale e giorno solare. E quel giorno siderale, come voi sapete, è all'incirca 23,93448 ore, quindi non proprio 24 ore. C'è questa piccola discrepanza che vi avevo spiegato. Andatevi a riprendere la lezione giorno siderale e giorno solare, le differenze. E per coloro di voi che l'hanno già seguita ricorderete appunto queste immagini che vi ho messo appunto per comprendere la differenza e come mai appunto poi con il passare del tempo vediamo che il Sole sembra scappare verso est da questa parte qui con il passare del tempo. Dovete aver seguito la lezione per capire queste cose, quindi differenza tra giorno siderale e giorno solare, importantissimo per quanto riguarda lo studio del pianeta Terra. L'ho già spiegata, quindi seguitela. È bene che io faccia questi richiami perché se non sapete che l'ho già spiegata, allora come fate? Andate nella playlist Astronomia e andate a prendere la relativa lezione. Ricorderete sicuramente il nostro disco protoplanetario, che ho approfondito, spiegato, dove è presente al centro la nostra protostella, che poi diventerà quella che poi è diventata il nostro Sole. E quindi il disco protoplanetario lo ricorderete sicuramente se avete studiato la lezione Origine del Sistema Solare. Vi ricordate? Vi avevo spiegato in funzione delle temperature. Ecco i pianeti, l'origine dei pianeti rocciosi, l'origine dei pianeti giganti gassosi. La Terra ovviamente è un pianeta roccioso e interno alla frost line, spero voi che vi ricordiate che cosa sia questa linea
segna un attimino una linea di demarcazione, ecco, che segna un attimino il confine tra i pianeti interni, intesi come in questo caso i pianeti rocciosi terrestri, Mercurio, Venere, Terra e Marte, rispetto a pianeti che hanno caratteristiche diverse, perché più lontane dal Sole, perché la temperatura è inferiore, e via dicendo, altre caratteristiche, e altri perché che vi dirò poi in seguito, e quindi all'esterno della Frost Line, quindi quali sono questi pianeti: Giove, Saturno, Urano e Nettuno. E quindi, ovviamente, come vi avevo già detto, i pianeti terrestri, tra cui la Terra, si sono formati all'interno di questa regione, ecco, che è la Frost Line che vi ho spiegato. Riprendetevi la lezione sull'origine del sistema, origine e formazione del sistema solare. La Terra, quindi, si è formata all'incirca 4,5 miliardi di anni fa, era inizialmente una palla praticamente incandescente, erano temperature, in stato fuso, le temperature erano molto 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 alte, e poi con il passare del tempo ha iniziato a raffreddarsi, e ovviamente raffreddandosi ciò ha influenzato tutta l'intera configurazione chimico-fisica, l'intera configurazione chimica della Terra. Quindi gli elementi più pesanti hanno avuto un loro destino rispetto agli elementi più leggeri, che poi hanno formato parte dell'atmosfera. State ben attenti, perché i pianeti terrestri hanno un'atmosfera principalmente di tipo vulcanico. Comunque, raffreddandosi con il passare del tempo, appunto, questi elementi chimici vanno a formare all'esterno la crosta terrestre. Poi lo vedremo un attimino meglio, e poi in minimi, minimi dettagli guardate, seguite il corso di Scienze della Terra e altri corsi più approfonditi. Quindi la crosta terrestre, la nostra crosta terrestre, è essenzialmente fatta da granito. Vulcani, ovviamente tutti voi sapete che sulla Terra sono presenti vulcani. Poi vedremo come si formano in altre lezioni, in altri corsi. L'atmosfera primordiale era principalmente data dalla anidride carbonica, CO2, da vapore acqueo, e quindi questi fenomeni vulcanici che buttavano via fuori all'esterno questi composti, quindi l'acqua sotto forma di vapore acqueo, la CO2. Ecco, poi che cosa è successo? È successo che il vapore acqueo all'esterno si raffredda e cade sotto forma, quindi di acqua allo stato liquido, e hanno origine gli oceani. E benissimo, qui ve lo dico in 2 secondi, perché ci sarebbero corsi interi, ore e ore da dedicare, e iniziano poi a formarsi le prime forme di vita in questi oceani. Con le prime forme di vita, probabilmente le prime forme di vita si sono formate 3,5 miliardi di anni fa, e erano i procarioti. Io spero che voi conosciate la differenza tra procarioti e eucarioti, se no richiedetemi i miei corsi di biologia, se no questa lezione non finisce più, come nemmeno le altre. Quindi erano sistemi viventi molto semplici, appunto i procarioti, che poi pian piano hanno dato origine a sistemi, a cellule più complesse, che appunto sono gli eucarioti. Ecco, tra questi poi ovviamente c'è stata un'evoluzione: avevamo prima sistemi viventi unicellulari, che poi pian piano hanno formato delle colonie e via dicendo, e fino ad arrivare a sistemi viventi pluricellulari, come per esempio, ecco, le alghe pluricellulari, e in linea generali le piante. E poi, dopo che sono comparse le piante nel nostro pianeta, e quindi sono iniziati i processi di fotosintesi, e questi processi di fotosintesi, ovviamente, io spero tutti voi sappiate che la fotosintesi libera ossigeno, e l'ossigeno molecolare quindi inizia a far parte
della composizione di quella che è la nostra atmosfera terrestre. La nostra atmosfera terrestre è principalmente composta da azoto, però ecco, il secondo elemento più abbondante è l'ossigeno. Spero che questo lo sappiate perché sono veramente, ecco, conoscenze base, di cui vi dico qualcosa in più. Poi l'ossigeno molecolare negli strati più alti dell'atmosfera va a formare l'ozono, che ecco, è una molecola formata da tre atomi di ossigeno, o tre, non o due, o tre, e che ci protegge dalle radiazioni ultraviolette del sole. Poi lo approfondiremo meglio. Qui, ecco, vi ho già detto che riguardo a queste cose stiamo cercando di un po' di approfondire in sintesi le caratteristiche principalmente orbitali del pianeta Terra, un po' qualcosa inerente all'origine e alla geologia. Però, come vi ho già detto, seguite le precedenti lezioni così sapete tante altre cose in più, e poi se vi interessano tanti altri particolari, e qui vi rimando a videocorsi più specifici che ho fatto, come appunto per esempio i corsi di biologia, piuttosto che altri videocorsi, scienze della Terra e via dicendo. E poi anche perché riguardo l'origine della vita sulla Terra vorrei dedicare appunto molto più tempo, quindi l'ipotesi di quello che è diciamo, il brodo primordiale, come si sono formati questi primi sistemi viventi così semplici, per poi pian piano evolversi in sistemi viventi più complessi. Comunque, nel nostro pianeta è presente il fenomeno della tettonica a placche, che poi in definitiva ha dato origine a quello che è la deriva dei continenti. Quindi, come tutti voi sapete, inizialmente era presente un unico continente, e quindi vedete poi che ha dato poi origine alla Pangea, che è comunque ancora un continente che poi si è diviso in quelli che poi hanno dato origine ai continenti attuali. Quando vi avevo parlato nella lezione dell'origine del sistema solare e dell'ipotesi di Kant-Laplace, di Immanuel Kant e Laplace, vi avevo anche detto che diverse cose non quadravano, e tra queste vi era la dimensione della Luna, che si pensa appunto essere, che sia troppo grande, si pensa che sia troppo grande rispetto a ciò che in realtà sarebbe dovuta essere. Quindi la nostra Luna, ecco, ci sono tante ipotesi che hanno cercato di colmare un attimino questi conti che non tornavano, e la più accreditata qual è? Che in realtà la nostra Luna non ha avuto origine, non ha un'origine a sé stante, a parte, e poi è stata diciamo, è stata gravitazionalmente attratta dalla Terra, e quindi si è messa a ruotare attorno alla Terra. Non è stato così. L'ipotesi più accreditata è che quando, già fin dall'inizio, questo, fin dall'origine, quando la Terra era ancora incandescente, quindi calda, una palla appunto calda, con temperature ancora elevatissime, era incandescente. Ecco che cosa è successo: era presente un corpo, un protopianeta chiamato Theia, delle dimensioni simili a Marte, che è andato a collidere con la Terra, con la nostra Terra, questa sarebbe la Terra incandescente. All'inizio, durante la sua origine, questa collisione ha spazzato via parte della Terra, che poi ha formato una Luna. Vi faccio vedere un'animazione della NASA. Ecco, vedete qui, state ben attenti, questa sarebbe la nostra Terra. Quello che avete visto che è impattato sarebbe il nostro, l'ipotetico protopianeta Theia. Ecco, guardate, parte della Terra, quindi è stata spazzata via. Poi tutta una serie di detriti si sono messi a orbitare attorno, attratti gravitazionalmente, e quindi poi, ecco, ha avuto origine la Luna. Tutto il resto dei detriti poi è andato via, non è stato trattenuto, e quindi abbiamo oggi la nostra Terra, il nostro sistema Terra-Luna.
Quindi l'origine della Terra, ipotesi più accreditata, non è che la Luna si è formata per i fatti suoi e poi è stata gravitazionalmente attratta dalla Terra, ma che proprio ha avuto origine dalla Terra stessa, come avete visto. E qui potete vedere un po' in questa immagine, vabbè, questa immagine un po', vedete il nostro satellite naturale, la Luna, un applauso alla Luna, benissimo. Qui potete vedere parte di quella che è l'orbita, quella che è l'eclittica di quella che è l'orbita terrestre, questa sarebbe la Terra, ecco, e questa è però l'orbita della Luna. Poi l'approfondiremo meglio, state bene attenti perché la distanza Terra-Luna varia, non è sempre la stessa, ma in media tale distanza, la Luna dista dalla Terra in media 384.400 km. E spero tutti voi lo sappiate, mostra sempre la stessa faccia. Perché secondo voi? Perché ovviamente il periodo di rotazione, il moto di rotazione assiale della Luna è uguale al moto di rivoluzione attorno alla Terra. Questo periodo è all'incirca 27 giorni, 7 ore e 43 minuti. Poi parleremo della Luna perché ci sono un bel po' di cose da dire, però ecco, state bene attenti a un concetto molto importante. Quando accade in casi come questi che il periodo di rotazione assiale praticamente coincide uguale al periodo di rivoluzione, in questo caso stiamo parlando della Luna, ecco, attorno alla Terra e attorno al proprio asse, quando questi due periodi coincidono, allora si dice, in astrofisica si usa parlare di rotazione sincrona, quindi diciamo che la Luna è in rotazione sincrona, appunto per questo motivo. Periodo di rotazione e periodo di rivoluzione sono uguali.